Quando parliamo di spread, ci riferiamo all'ampiezza della differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Cosa vuol dire? Uno Stato, per costruire strade, scuole e infrastrutture, ha bisogno di soldi. Uno dei modi per ottenerli è vendere titoli di Stato, cioè l'impegno di ripagare l'investitore del suo prestito più gli interessi. Più lo Stato è solido, più gli interessi saranno bassi. Al contrario, più lo Stato è in difficoltà, più avrà bisogno di alzare i suoi tassi di interesse per invogliare gli investitori. Perché parliamo della Germania? La Germania è considerata il paese economicamente più solido d'Europa. Il rendimento dei suoi titoli di Stato è solitamente bassissimo. Chi li compra, quindi, guadagna e rischia poco. Per questo viene usata come modello di confronto per il rendimento dei titoli di Stato degli altri paesi. Più è alta la differenza con la Germania, più quel paese verrà percepito rischioso. Questa differenza è lo spread e si calcola in punti percentuali. Quanto più è alto, tanto più guadagna chi compra i titoli. Dal punto di vista dello Stato che emette, quindi, un maggiore spread comporta un aumento del debito.